e Clock Video Tutorial. Account Installer. Registrazione al cloud e attivazione orologio. In questo video vedremo insieme come attivare l'orologio E-Clock, se possiedi un account installer. Se il tuo account è customer, guarda il tutorial dedicato nella playlist Tutorial E-Clock. Se non conosci la differenza tra account installer e customer, cerca il video tutorial nella playlist E-Clock. Iniziamo! Per prima cosa, registrati al Cloud ECAT, la piattaforma che ti permette di gestire e monitorare la tua flotta di E-Clock. Accedi al sito web www.ecat.it e clicca su Cloud. Seleziona Installer. Clicca su Sign Up. Compila tutti i campi richiesti. Inserisci uno username e una password e i tuoi dati. Accetta il contratto con una spunta e clicca su Sign In Now. Al termine della procedura, riceverai una notifica via email di avvenuta richiesta di registrazione. Seguirà una seconda mail di notifica, per confermare l'attivazione del tuo account. Ora puoi accedere con username e password che hai scelto al momento della registrazione. In caso di smarrimento delle credenziali, clicca su Reset e segui la procedura. Adesso che sei iscritto al cloud, puoi creare il tuo primo impianto. Vediamo come. Clicca sul link di login indicato sulla mail di notifica ricevuta, o accedi dal sito ECAT, cliccando su Cloud nella barra del menu. Inserisci le tue credenziali. Dalla schermata principale clicca sull'icona rossa con il simbolo più, e inserisci le informazioni del tuo impianto. Salva e inserisci le informazioni del tuo E.clock, nome e numero seriale dell'orologio. Salva e clicca sul bottone Generate Code, otterrai tre codici. Installer ID, Plant ID e Activation Key, che ti serviranno più tardi per attivare il tuo orologio al primo avvio. Ti consiglio di prendere nota dei codici da inserire in un secondo momento. Le informazioni dell'impianto sono editabili in qualsiasi momento. Accedendo all'impianto ti basterà cliccare sul bottone rosso Edit Plant. Inoltre potrai associare il tuo E-Clock all'impianto anche in un secondo momento, cliccando sul tasto Generate Code nella pagina dell'impianto. Ora, possiamo attivare l'orologio. Collega E-Clock all'alimentazione. Attendi il completo avvio. Inserisci i tre codici generati in precedenza dal cloud e clicca su Attiva. Ora il tuo orologio è attivo. Inserisci le credenziali per il primo accesso. User, Installer. Password, Installer. Per ragioni di sicurezza al primo accesso ti sarà chiesto di cambiare la password. Ricordati di prendere nota delle tue credenziali. Abbiamo terminato. Consulta la playlist tutorial per vedere altri video. Hai dei dubbi? Scrivici a ecat@ecat.it. Vuoi prenotare un'assistenza con il nostro tecnico? Accedi al sito www.ecat.it e clicca su Assistenza. Potrai scegliere il giorno e l'ora dell'intervento telefonico. Ti richiameremo all'ora stabilita. Grazie!